Amici del biliardo ferrarese, ben ritrovati dal fenicottero. Questa è un'altra semifinale e c'è un derby, il derby di Dogato. Giberti in maglia azzurra del Divino 3.0 contro Fagioli del Centrale Dogato. Boccia Alex. Bucciata sana ma improduttiva. Gibo va a spingere. Rischiato la buca Fagioli e anche di fare l'altra con quella dell'avversario, porta giù il gioco. Tocca il pallino. Si apre. Fagioli va di prima, però larga, tocca il pallino anche lui, si sfida sul punto rimasto rosso. Volte buona. Chiaramente con una bella spinta per aprire il gioco. Uno facile in tavola. Si prepara a Gibo la bocciata. E 2-4. Il calcio di Gibo che porta giù il gioco e fa un ammettone. Alex fa una tagliata per andare in testa a pallino giri. Buona.
super tiro secondo me di Gibo, perché ha passato di precisione fra la sponda corta e la sua biglia, andando a incastrarsi proprio il tavolino. Ovviamente Alex va per aprire, per poco la rossa non va sul castello. Decade per Fagioli. Tutto su. Fagioli va all'attacco della rossa. Non male il calcio. Gibo mette una boccia tattica, invece Fagioli cerca di andare vicino al pallino. Viene chiamata la misurazione. Tanto che viene a misurare, vi facciamo vedere. Su quel biliardo ci provo, appunto tocca pallino per il gioco. Solo uno. Rimpallo.
sfumate di due punti. Si mette dietro, ma ci sta, tiro, attacco sul pallino andando su una lunga. Sì, lo metti e punto là sotto. Bel tiro di Alex, ma errore tattico nel tiro. Adesso è lungo, apre il gioco. Alex invece ci è andato a sederino di bambina, proprio attaccato al pallino, leggermente staccato da sponda, grambiglia. Il gioco adesso si cercherà di stringere il più possibile. Buona ma non irresistibile questa biglia. Va di frullo, ne fa 4, 26 a 11. Concetta sana ma non proficua. Con quarto passaggio vicino Castello con la biglia tirato di fagioli. Gigo fa tiro di seconda, però si posiziona di prima. Esterne per andarci in mezzo. Tic e tac, in testa al pallino. Cedo
il commento al vice fenicottero. Buona serata dal vice fenicottero, che prende il posto del fenicottero momentaneamente. Tu risponde a salire. Verti abbondante, non ottiene il punto, uno per Fagioli che va alla bocciata su 28-11. Buono la bocciata dei Fagioli. 10 bottoni, Nerone per Fagioli. Parziale di 40-11. Siamo dietro il pallino. Buona la vita di Fagioli. Su pallino Fagioli, lascia spazio a Giberti per poter realizzare 2 o 4 punti. Adesso vediamo. Buona la palla di Giberti che realizza 4 punti e si porta la bocciata. Buona, avvisa 2 punti, 8, 10 punti per Giberti, che si porta a 25. Intanto il parziale dell'altro quarto di finale fra Marani e Bottoni, 54-42 per Marani. Lunga la biglia di Fagioli. Scusa, di Giberti. Va in spinta sul pallino. Spinge un po' troppo, il pallino torna su.
6 punti in tavola fagioli. Due sponde a toccare la sua. Sei punti concessi da Giberti alla bocciata Fagioli sul 46-25. Sembra buona anche questa bocciata. Ottiene solo due punti, il biliardo torna indietro, non generoso. Liberti che va a costo, si posiziona dietro a pallino, spazio per il calcio, probabilmente Fagioli tirerà. Ben eseguito, ma non ottiene un metro. Porta il pallino al quadrante inferiore. Sponde esterne per risalire sul pallino. È buono la biglia per la palla di Giverde. Risponde. Larga e lunga, non ottiene il punto, allarga il gioco. Provare a posizionare l'ultima biglia per mettere in difficoltà Giberti, che giocherà due biglie contro nessuna dell'avversario. Due sponde interne a risalire, sembra buona. Anche la sua, lo porta fuori dal gioco, rimane dentro con una biglia. Provare a abbassare il pallino per provare a fare 6 punti e tirare il calcio della biglia. Buono la seconda, dritta, nulla di fatto. Due biglie, era già dentro anche la seconda. Ai 6 per tirare il calcio alla bocciata Giberti 48-29 per Fagioli. Sembra buona, abbondante, due punti, 48-31 il parziale. Grazie.
rispetto alla biglia di Giberti, scarso. Non ottiene aumenti. La costa fagioli. Posizione di fianco pallino. Stacco della briglia di Giberta. Bello. Due punti e il punto. Fagioli che prende rimpallo, ma comunque ottiene il risultato voluto, cioè rimane appunto con la sua. Si posiziona a fianco a pallino. Fagioli la prende abbondante, rimane punto rosso, la lanciata Giberti su 35 a 48. Filottasso di prima di Giberti che si porta su 43 a 48. Recupera quasi tutto lo svantaggio accumulato. Maggiore la costa in testa a pallino. Pinta Giberti per la sera bianca. Va a fagioli dietro pallino. Lunga, ottiene, scuote, lo metto, gli dà forte, non fa il punto e spende l'ultima biglia.
salire, abbondante e lunga, beve 8 punti. Mal giocata questa guida da Giberti. Cessi da Giverto. Ho bocciato Fagioli su 62 a 43. Nulla di fatto in bocciata, si rimane su 62 a 43. Invece di rimessa Giberti, col pedino da pallino, tira due punti. Il punto. Calcio di pallino per Fagioli. Lo prende pieno, non lo tiene metti, porta nel quadrante inferiore. Molto largo, non difficile per Giberti da prendere. Due sponde interne a risalire. Si posiziona in fianco e non dietro come avrebbe voluto. Fagioli, sembra stretta, infatti tocca pallino, non fa il punto. Sponde esterne per Fagioli. La classica lunga e corta, non fa il punto. Due biglie in mano Giberti. Gioco di apertura. Quattro punti per Giberti, alla bocciata su 49 su per Giberti, a 62 per Fagioli.
eseguito, tiene due punti e forse anche il punto. Non ottiene il punto. Corta a risalire per Fagioli. Rimane dietro pallino. Abbondante. Diverti. Con il tento di andare in testa a pallino, ma ci va di fianco. Due sponde interne anche per Fagioli. Punto. Stesso tiro per Gibo, sembra buona, cala alla fine e va fuori da là. Calata una biglia. A scendere per Giberti, sembra corta, è corta, come ha detto lui, una maranziana. Cicchettino di rimessa, niente ometti. Uno per Fagioli, che va al servizio su 66 a 49. Nulla di fatto, la bocciata abbondante. Due punti di rimessa per Giberti, che si porta a 51. Due sponde esterne, posizione in fianco a pallino. Biliardo, dopo un'estenuante maratona, Marani ha la meglio su bottoni. Due sponde a risalire per Giberti. Si posiziona dietro Biliardo, buona la palla. Thank you.
lunga, corta per fagioli. Provare a caricare il pallino e portarlo verso la sponda bassa. Lo tiene punto. Corta, corta, argivo. Scarsa, lascia spazio anche ad Alex per poter cercare la sua biglia. Tagliata dalla parte opposta. E spinta. Provare a caricare la rossa, tocca pallino, ottiene 6 punti, un servizio su 72-51. Chiude con un decano Fagioli, il vice fenicottero al momento vi saluta e vi dà appuntamento fra un pochino. Adesso andare perché prima ho capito dopo 20 secondi ma il marino che non ha visto l'ultimo tiro. Allora, spingo.